Sì, ma scrivi un articolo sull'abolizione del linguaggio e di tutte le parole, di tutti i linguaggi, di tutte le parole. Titolo: Verso un mondo senza parole, l'idea radicale dell'abolizione del linguaggio. Il linguaggio, nelle sue molteplici forme, è stato finora uno degli strumenti più potenti per esprimere pensieri, emozioni e per costruire connessioni tra esseri umani. Tuttavia, alcuni teorici e filosofi stanno esplorando un'idea radicale e provocatoria, l'abolizione di tutte le parole e dei linguaggi come li conosciamo. Ma cosa significherebbe davvero vivere in un mondo senza parole? È un'idea affascinante o una visione distopica? L'idea dell'abolizione totale del linguaggio. La proposta di abolire ogni forma di linguaggio nasce da una riflessione sul potere, sui limiti e sulle problematiche legate all'uso delle parole. Alcuni pensatori ritengono che le parole, pur essendo un mezzo per connettere le persone, siano anche limitanti. I linguaggi, con le loro strutture e le loro regole, non riescono a catturare appieno la complessità dell'esperienza umana. Le parole sono inevitabilmente riduttive e in alcuni casi creano divisioni. Si pensi ad esempio alla barriera linguistica tra popoli di diverse nazionalità o agli equivoci causati dalle interpretazioni multiple di una stessa parola. L'abolizione dei linguaggi e delle parole, secondo i sostenitori di questa idea, eliminerebbe le incomprensioni e le limitazioni imposte dalle parole stesse. Senza il linguaggio, le persone potrebbero sviluppare nuovi modi di comunicare, più basati sull'intuizione, sull'esperienza diretta e su un contatto più autentico con il mondo e con gli altri. La comunicazione senza parole. Senza linguaggio, la comunicazione assumerebbe forme completamente diverse. Alcuni scenari immaginano un mondo in cui le persone interagiscono tramite segnali non verbali, come espressioni facciali, gesti, sguardi e altri tipi di linguaggio corporeo. Altri suggeriscono l'idea di una comunicazione più profonda, quasi telepatica, dove le intenzioni e i sentimenti vengono sentiti dagli altri in modo diretto, senza la necessità di essere descritti. Anche l'arte e la musica potrebbero diventare i mezzi principali di espressione, andando oltre i limiti del linguaggio scritto e parlato. I colori, i suoni e le forme diventerebbero i nuovi veicoli per trasmettere emozioni, esperienze e significati in un modo che forse potrebbe risultare più universale e immediato. I benefici di un mondo senza parole. L'abolizione dei linguaggi, sostengono alcuni, porterebbe a una maggiore empatia e comprensione reciproca. Le parole sono spesso utilizzate per manipolare, persuadere e a volte per ferire. Senza linguaggio si eviterebbero molte delle forme di aggressione verbale e si potrebbero ridurre i conflitti legati alle incomprensioni linguistiche e culturali. Inoltre, un mondo senza parole aprirebbe nuovi orizzonti per la creatività umana. Le persone potrebbero trovare modi inediti di esprimere idee e sentimenti, spingendosi a esplorare canali che non dipendono dalle parole e dalla razionalità, ma che coinvolgono l'istinto e l'intuizione. I rischi e le sfide. Un mondo senza parole è veramente realizzabile? Quali potrebbero essere le conseguenze? Il linguaggio ha un ruolo cruciale nell'espressione della cultura, verso una comunicazione nuova. L'idea di un mondo senza parole rappresenta dunque una provocazione che... Vabbè, tanti saluti.